Buonasera, mettiamo una bella firma per salvaguardare, salvare allora, 57 famiglie? Allora. Sì, allora. No, il microfono lo metti vicino e parla. Allora, Luigi, mi dispiace per te, sei un consigliere comunale, non mi fai parlare. Sì, no, io la domanda sei un consigliere, fare. Il dibattito si fa in aula. Salva per 57 per il famiglie. Mandato. Il compagno contrario, state licenziando 57 dipendenti. Firmiamo. Le discussioni si fanno firma. Le discussioni si fanno in aula. Vuoi devi avere rispetto il consiglio comunale. Allora, i dipendenti dell'AMIU devono sapere che il consigliere contrario non vuole firmare, vi vuole mandare a casa, vi vuole mandare a casa. Firma, firma. Vuoi firmare un ordine del giorno? Vuoi firmare? Poche chiacchiere, firmi o no? Allora, posso dire? Firmi o no? Devi dire sì o no? È motivo la mia scelta. Firmi o no? Motivo la mia scelta. Però non facciamo una motivo. Come le cose no? Vuoi intervistarmi o vuoi intervistarmi? Sì, vabbè, rispondi. Motivo perché non firmi? La mia scelta. Benissimo. Questo che sta accadendo in questo momento è una cosa vergognosa. Scusa. Perché le discussioni, gli atti, il compagno contrario vuole far licenziare 57 dipendenti dell'AMIU. Se non è così, firma e mi smentisci. Allora, sto spiegando. Di questo abbiamo discusso in consiglio comunale. Non lo maltrattare. Non lo maltrattare. Ma firmalo. Perché non lo firmi? 57 lavoratori in qualità di consigliere comunale e non di chi usa il consiglio comunale per il proprio teatro. No, non nessun teatro. In consiglio comunale e nei luoghi istituzionali. Firma, è un ordine del giorno. Che cosa? Li state licenziando. Avrete sulla coscienza 57 famiglie. Li state licenziando. Se non li vuoi licenziare, firma. Allora non vuole firmare, è libero di farlo. Non lo vuoi firmare. No, l'ordine del giorno. Il luogo degli atti amministrativi. Il luogo degli atti amministrativi è un altro. Firma, impara a fare il tuo ruolo. Tu prendi in giro le persone. Questo è il compagno, quello che difende i cittadini. Questo difende i lavoratori. Questo è il compagno che ora piega la testa a Pelillo. Pelillo, che tutto bene con Pelillo? Antonio Lenti. Luigi, se poi Antonio, in maniera garbata, è un'iniziativa per salvaguardare 57 famiglie. Tutto qui, non vogliamo nessuna. Sì, non lo metti in dubbio, però è un input questo, bipartisan. No, non sei fesso, perché dobbiamo dire che sei fesso? Per dire, no, non sia mai. Siccome te l'ha già appena detto che se lo stanno lavorando eccetera eccetera, se poi dovesse succedere il contrario c'è È un ordine del giorno, è un ordine del giorno che si firma e si sottoscrive sta qui un ordine che non vogliono firmare, il compagno contrario manda a casa 57 persone. Signori dell'AMIU, sappiatelo, quando se succede il contrario c'è ma fa po'. Oh, io sto dicendo, è il minimo, cioè, noi dobbiamo salvare questa gente, che la dobbiamo mandare a morte questa gente. Sì, sì, no, rispondo, no, ma questo foglio, ma no, perché c'è, qui si tratta un ordine del giorno, vedi, chi, no. All'altro, tu stai nelle commissioni la mattina, scusa, mangiando, tu stai la mattina, certamente, e certamente, noi stiamo discutendo, e perché non si firma questo ordine del giorno? Ma che cazzo c'entra? Un ordine del giorno per salvare 57 famiglie. Tutto qui. Lo sa che non si fa in piazza che ci sono anche ma l'ordine del giorno riguarda l'attività comunale, mica riguarda vabbè Antonio ti stimo, ma non lo vuoi firmare. Antonio Lenti non vuole firmare, pazienza. La salviamo noi le cristiane. I consiglieri comunali mancano le firme della maggioranza, ne prendiamo atto.